ciao. Ciao. Ragazzi, la calo un po' di là. Buonasera. Buonasera. Segnale a quella che stanno arrivando, che sono andati con la Belletti oggi, Benassi che è in permesso. Abbiamo intanto aperto la vetrina, tra le volte i tifosi vedono lo stop. Presidente, buonasera. Buonasera, ragazzi, buonasera. Sì. I colleghi della stampa, facciamo questa prima parte giusto con i ragazzi e con la stampa per mostrare ai ragazzi lo store e alla stampa anche per poter anche fare qualche domanda rapida al presidente, responsabile marketing Nicola Pastore che ha creato questo fiore all'occhiello della società. C'è il direttore Agnello Martone. Sta arrivando e quindi possiamo anche un po' celebrare questa apertura di questo store che è una tappa importante del progetto Casertana, perché un tassello alla volta, giusto un anno fa il presidente si insediava e dopo un anno nasce il Casertana Store nel centro di Caserta, come abbiamo detto nel cuore della città, perché la Casertana deve tornare al cuore della città, nel cuore della città, e deve tornare a essere il simbolo di questa provincia. E quindi poco più là c'è la sede sociale, qui c'è lo store. E quindi presidente, questo è un gran giorno, anche un ulteriore gran giorno per la Casertana. Ce l'avevamo prefissato, quindi era un obiettivo. Ci siamo riusciti, no? Non era facile perché avevamo dei problemi, tanto avevamo un'azienda che ci affiancava, avevamo avuto dei problemi con il passato con la GIO, quindi abbiamo messo un po' di tempo. Però adesso penso che qualche cosa di buono è stato fatto, spero che la gente lo apprezzi. Questi signori hanno fatto dei miracoli per far sì che oggi insomminiamo l'avamo. E quindi vi ringrazio personalmente tutti quanti che hanno fatto veramente un giorno migliore. Come vedete nello store abbiamo voluto abbinare un po' quelli che sono i colori della Casertana, al territorio c'è la Regia, c'è Caserta Vecchia, ci sono i tifosi che sono il cuore della Casertana e poi sono coloro che daranno benzina a questo store. Quindi il direttore Agnello Martone ci ha lavorato anche lui tanto su questa creatura, quindi non posso che dire anche a lui, chiedere a lui di dire due parole sul Casertana Store e su quello che ha portato a questo risultato. Vabbè, per quanto riguarda lo store, per l'ennesima volta sono state mantenute le parole che abbiamo detto il 4 dicembre scorso quando siamo entrati, quindi con l'apertura dello store siamo arrivati al completamento di tutto quello che abbiamo promesso, quindi abbiamo mantenuto tutte le promesse. L'unica purtroppo momentaneamente sono i risultati sul campo, però quelli ci rifacciamo e con duro lavoro ripaghiamo un po' le aspettative dei tifosi. Per quanto riguarda il marchio Zeus, il marchio che noi abbiamo voluto perché è un'azienda che lavora sul pronto ed è un'azienda che veramente la qualità è una delle migliori e quindi possiamo lavorare bene. Ha lavorato senza sosta, qua un po' stanco, sotto la pressione dei vertici societari. Nicola Pastore, responsabile marketing. Questo è uno degli aspetti del lavoro di Nicola Pastore, quotidiano. Si cerca di fare. E quindi
ancora, questo sicuramente è un grande premio al lavoro che si sta facendo da qualche mese a questa parte. Il Presidente è chiaro che va ringraziato noi perché siamo stati, diciamo, il braccio, ma ovviamente va ringraziato pure veramente quello che comunque ha voluto fortemente l'apertura di questo store, è stato il Presidente, quindi noi ricambiamo ringraziando lui. Poi diciamo questo è soltanto l'inizio con quelle che sono le iniziative che faremo con lo store, con i tifosi, con la gente della città e non che verranno a trovarci. Colgo l'occasione comunque per ringraziare alcuni degli sponsor che hanno in maniera attiva aiutato alla realizzazione di questo dello store, come Carta Service, di Marzo, che hanno veramente ci hanno dato una mano in tutto e per tutto. E, ovviamente grazie alla squadra che è venuta e tutti voi. Se avete domande, sicuramente qualche curiosità, papale non potevo farselo scappare. Vai. Adesso ci alterniamo, non ti preoccupare. Intanto però c'era anche la squadra che voleva dare un pensiero al Presidente, perché se siamo qui è grazie al numero uno, e la numero uno è sicuramente la maglia che spetta di diritto al Presidente. C'è una maglia firmata da tutta la squadra, della maglia che troverete qui finalmente, solamente, esclusivamente allo store della Casertana. Quindi Casertana Store venderà in esclusiva questi prodotti, non li troverete altrove. Va bene? Presidente, guarda qua. Se il capitano vuole dire due parole, giusto? No, sicuramente da parte di squadra, ecco, cerchiamo di ricambiare sul campo il bene che sta facendo alla squadra, alla città, alla società, e quindi cerchiamo di ripagare sui sacrifici con i risultati. Lo sapete che sono con voi, quindi non vi abbandonate in dei momenti di malamento, quindi non è che sono con voi, abbandoni io meglio, vai a facendo. Poi ringraziamo anche il mister che ha concluso la seduta giusto in tempo per venire qui, hanno lavorato tantissimi, mister, anche due parole a te. Non voglio disturbare, giusto due parole, perché anche grazie, tu, ragazzi, perché grazie. C'è da dire che il mister vive in toto quello che è il mondo casertano, lo vedete al campo, ma è sempre presente, lavora con noi a stretto contatto. Così in alto l'ho montato io. Ci ha fatto anche compagnia qui dentro. Non ho fatto niente. Quindi... No, insomma, penso che il fatto dell'apertura dello store, quando incontrai la prima volta il direttore, me ne aveva parlato, è l'ennesima dimostrazione del Presidente D'Agostino, ma viene la parola che dà, al giorno d'oggi nel calcio è una cosa non molto comune, lui lo fa e perciò dobbiamo tutti ringraziarlo per questo e ringraziamo i suoi collaboratori, perché io, ripeto, non ho fatto assolutamente niente allo store, però vedevo gli altri che invece si davano a fare in maniera incredibile per cercare di mantenere la promessa di aprirla prima delle feste di Natale, cioè, spero che i tifosi questa sera e nei prossimi giorni vengano in massa ad acquistare il materiale e domani allo stadio ovviamente a tifare la squadra. E c'è un'altra persona che ci ha dato una mano anche in questo store, che vedete sempre così distinto, ma si è anche sporcato le mani. Per darci appunto un sostegno, Carmine Russo, un altro bel appuntamento quando sei qui nella Casertana. Ebbene, questa è un'altra tappa importante che sicuramente farà bene a questa società, darà quello che è un input in più per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato, insomma. Io volevo chiamare anche Pietro Valori, che si nasconde, però Pietro è il pilastro della squadra di lavoro che ha messo su il Presidente D'Agostino, quindi volevo che anche Pietro venisse di qua. Lo conoscete come Tino più facilmente, quindi è giusto che anche lui si prenda gli applausi, perché il nostro sostegno ci aiuta, senza di lui non potremmo far nulla, perché è veramente un sostegno fisico, perché c'ha la forza, e poi psicologico continuo, è colui che ci dà una mano in tutto e poi è colui che sa mediare. Grazie. Tino, dillo anche tu. Non mi sento. Un ringraziamento a tutti. Siamo qua solo per fare bene. Grazie. Allarghiamoci di quanto.
Grazie, ragazzi, adesso dovete firmarmi la parete qui sotto l'arco, tutti quanti. A destra e a sinistra, attenzione che c'è la carta copiativa con la rescissione del contratto. Forse ragazzi, venite a firmare, dai. No, ma che sei lo è più bello, no? Dovete firmare. Dove? Grazie.
Adesso questo qua spostiamo. Nicola, Nicola, da spostare. Papà, non mi sento più a papà. Antonio, corri. Però
Cavallo Gabbatti, attaccato. No, no, no. Papà, Antonio. Voi che scappa? Alle quattro. Vabbè, il papà che scappa, va bene. Lo puoi tagliare tra Perfetto. Sì, avanzando su buoni, questo l'avevo visto. Questo. Una domanda tecnica. Cosa mi devo comprare? Cosa mi devo comprare? Detto? No, anche di là, anche di là. Giubbino? Giubbino? No, è simpaticissimo. Ad Aglia dove si vede Peppe? Peppe, ci ho commesso? Sai che cosa è successo? È che io dovendo scegliere una squadra che non è quella della mia città, almeno mai scegli vincere. Bravo, italiano però. No, no, io non sono, sono italiano, non so se ti dico. Non sei savoiardo. No, assolutamente. Sa Cvedri, Davide, capito? E a già faccio, fa come a chi dica fuori, ma dentro un lavoro mi sa. Dai, dai. E con loro si è capito. Quando stanno a Napoli, sì. Per fortuna il tuo amore è Napoli. Veramente? Questo non lo sapevamo. Adesso va bene. Peppe, amo tuo figlio. Wow, questo è grande. Non è tu. Poi torna. Sempre. Sempre. Se ce la devi dire così. Commessi di lavoro. Sono andata a far cadere la maglia. Ho fatto cose divertenti. È giusto per vedere. Grazie. Ma se tu stai, ma che sei?
Che correva sulla maglia, 72 ore arriva la maglia, con i nomi diversi, sì, però, 72 ore. Questa fila qua 78 e 64. Ok. Però io ho questi brutti, lui sarà un dietro stesso.
No, non c'è nessuna differenza. Com'è andata? Trovata? Sì, no, ma dove è? Non so niente. Giovani mi hanno guaiato, non ci prego. Sì. 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 Le tute rosse e quelle un altro paio di No, per il blu ti serve, il blu. Perché io con l'anello blu. Lombardi, Corvini, Pasquarelli, nessuno che ci ha visto. Sì, sì, la faccio. Possiamo mettere solo la maglia e il pantalone ci vediamo. Dovevamo fare, ma dovevamo fare. Vedi che ci aspettiamo con combinazione. Questo? No, non va bene. C'è le cartelle. Il pannello ci vuole più. Ah, ok. Il combo solare, sta domani. Va bene, grazie. Sì. Di Roberto, ascolta, io ho fatto un pannello. Sì, Sì,
Hai capito? Con quel telefono mi devi fare io sono Antonella. Buonasera. Ma io stavo aspettando questo. Quindi, io stavo aspettando questo momento, sta roba. Di là, c'è un miracolo, sì. Senza sì, è